Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento del sabato, quarto episodio con Clash Royale. Allora, qui ragazzi abbiamo il baule d'argento che si è sbloccato, quindi andiamo subito ad aprirlo e vediamo un po'. Carta oro risorse più 18, poi abbiamo trovato frecce, carta comune livello 4, goblin carta comune 5 su 10 e infine bombarolo livello 3, 5 su 10 carte. Inoltre abbiamo i bauli in omaggio, andiamo ad aprire anche questi. Vediamo il primo baule, ovviamente carta oro. Oh, gemme, due gemme, meglio di nulla. Poi, cavaliere carta comune 4 su 10, bombarolo carta comune 6 su 10 per andanza di livello. Ragazzi, attenzione, carta rara Valchiria sbloccato. Interessante, finalmente ho una nuova carta, la Valchiria. Apriamo il secondo baule. Carta oro come sempre. Frecce carta comune 6 su 20, il bombarolo 7 su 10. Ragazzi, carta rara sfera infuocata di livello 2, un'altra carta e riesco a portarla a livello 3. Sfera infuocata, carta rara, acquista carta ragazzi per 20, io la prendo perché mi manca solo una. Ecco qui, e ho potenziato la sfera infuocata. Allora ragazzi, andiamo qua e migliora la carta, miglioriamola, sì. Ecco qua, livello 3 della sfera infuocata. Ecco qui le statistiche che aumentano. Grande, andiamo avanti così. Eccoci giunti nella prima battaglia del giorno contro Matt Clash. Ragazzi, vediamo come va. Ho già fatto alcune partite, ma le ho perse. Per fortuna non le ho registrate. Mi sto allenando anche per i fatti miei, ragazzi. Il problema è che non riesco ancora a trovare la quadratura del cerchio, se così possiamo definirla. Attenzione qua, ragazzi, perché sto trovando avversari tutti molto molto forti, con dei deck veramente veramente potenti, che mi stanno mettendo in difficoltà. Ok, vediamo qua se riesco a fargli del male. Ok, battuto il suo cavaliere e noi abbiamo ancora qua la sfera di cristallo. Sì, la sfera infuocata, la sfera di cristallo, scusate. Proviamo a contrastarlo. Qua mettiamo gli goblin e andiamo all'attacco. Vediamo ragazzi se riesco a fargli del male. Andiamo di cavaliere. Vediamo qua, dovrei farcela, sì, infatti. E andiamo col bombarolo. Proviamo a essere un po' più aggressivi, ragazzi. Attenzione, qua il suo cavaliere è stato abbattuto. Ok, ragazzi, schieriamo un bel gigante ora. Magari riusciamo ad abbatterlo. Vediamo un po', vedete, sta soffrendo su quella torre. Che ora lui proverà sicuramente a farmi del male. Io invece direi di buttare una bella sfera infuocata contro la sua torre principale. Ecco qua, giusto per fargli capire che anch'io ci sono. Qua ragazzi, attenzione che forse potrei fargli cadere la sua prima torre. 120, sì, prima torre abbattuta. E allora ragazzi, andiamo subito con gli arcieri. Vediamo se riusciamo a fargli del male. Sì, abbiamo iniziato la distruzione della sua di torre. Qua facciamo, mettiamo una bella capanna goblin qui dentro, ragazzi, così iniziamo subito a dargli problemi. Anche se forse la scelta è sbagliata. Andiamo di bombarolo livello 3. Andiamo di cavaliere. Vediamo un po' se riusciamo a fargli del male. Sfera infuocata contro lì. Vediamo un po', ragazzi. Qua lui si sta pensando a difendere, non ad attaccare. Qua gigante di livello 2 che fa sempre danni. Gigante. Vediamo se riesco ad abbattere la torre principale, che è il mio obiettivo. Non so più che fare ormai, ragazzi. Vedete, sta subendo. Mancano 30 secondi e potremmo farcela. Potremmo abbattere la torre principale. E infatti, torre principale abbattuta, ragazzi. Abbiamo vinto. Dopo qualche partita in cui ho perso, trionfiamo. Il primo episodio registrato lo abbiamo portato a casa. Andiamo nel secondo match. Abbiamo tutto anche un baule d'argento. Vai così. Eccoci qui contro il nostro secondo avversario, che ha un nick tutto fatto di lettere e numeri. Allora ragazzi, aspettate un attimo, io qua metterei già una capanna goblin, così iniziamo a produrre goblin. Qua andiamo subito cazzuti e cattivi all'attacco con un bel gigante, in maniera molto molto veloce e molto molto cazzuta. Andiamo di arcieri, ragazzi, blocchiamolo con gli arcieri. C'ha di tutto di più, c'ha. Ma noi l'abbiamo comunque abbattuto. Allora andiamo anche di bombarolo. Facciamoli male. C'ha il cavaliere, ragazzi, quindi non penso che riusciamo a fargli molto. Ok,
Mettiamogli una bella sfera infuocata qua. Perfetto. Allora ragazzi, aspettate, devo ricaricarmi un po'. Mettiamogli una strega di livello 1 contro il suo draghetto. La strega è molto molto forte, quindi sicuramente gli potremmo fare del male. Vediamo un po', infatti. Andiamo di goblin, che sono comunque cazzuti e cattivi. Ci ha sfidato col bombarolo, gli mettiamo gli arcieri. Ce la dovrebbero fare, infatti, ecco qua. Cavaliere di livello 3. E noi rispondiamo con la stessa arma. Solo che ora, avendo più energia, dovremmo essere in vantaggio. Ok, ragazzi, è una partita molto equilibrata questa. Abbiamo dei deck simili, quindi... non è facile dominare questa partita. Ok, colpito anche lì. Anche lui si sta ricaricando sicuramente il deck. Mettiamoli un bel bombarolo qui. Lui c'ha questi cazzo di draghetti, ragazzi, che comunque fanno un sacco male. Infatti, vedete, sta provando ad attaccarmi la torre. Ah, c'è l'arcieri. Noi, ragazzi, proviamo a mascherarli, moschettiere. Ragazzi, 60 secondi rimanenti. Attenzione, qui la vedo male. Qua bombarolo. Noi qua li schieriamo un bel gigante contro. Ma gli buttiamo una bella bomba contro. Qua ragazzi, attenzione che sta venendo lui con il cavaliere. Qua mettiamo goblin. Vediamo se riusciamo ad abbattere almeno una torre. Attacchiamolo su due fronti. Vediamo se lo mettiamo in difficoltà. Non ancora, perché con questo cazzo di draghetto, ragazzi, ci sta dando problemi. Andiamo di strega. La strega forse è l'unica che può veramente fermare sto cazzo di draghetto. Qua bombarolo mi sta mettendo in difficoltà. Andiamo qua, attacchiamolo. Distruggiamoli quella capanna del cazzo. Sì, distrutta. Ok, ragazzi, mancano pochi secondi alla fine, poi supplementari. Attenzione, supplementari. Tempo supplementare. Qua avanza col draghetto di merda. Andiamo con la strega qua in difesa. Non riesco a fare, ragazzi, c'è quel draghetto maledetto che mi sta mettendo in crisi. Attenzione qua. Proviamo a colpirgli la sua di torre, vediamo se cade. Mettiamo gli arcieri, mettiamo i goblin in difesa, pur di non farlo avanzare, ragazzi, anche perché il draghetto è veramente un animale molto molto bastardo. E infatti mi ha battuto la torre e ha vinto ai tempi supplementari. Quindi questa partita, ragazzi, è persa per una torre a zero, però è stata molto equilibrata. Eccoci qui. Allora, ragazzi, abbiamo completato la partita. Vedete, abbiamo apri baule della corona. Andiamo ad aprirlo insieme. Vediamo cosa troviamo. Allora, vabbè, carta oro, 3 gemme, carta comune. Quasi per una sola possiamo potenziare il cavaliere, portando a livello 4. Le frecce 12 su 20. E infine il goblin, che finalmente posso potenziare. E moschettiere è avanzato di livello. Migliora, miglioriamo i goblin, ragazzi. Ecco qui, livello 4 per i nostri goblin. Queste sono le statistiche che migliorano. Miglioriamo anche il moschettiere. Ecco qua, moschettiere di livello 2. Bene ragazzi, il quarto episodio si conclude qui. Lasciate un like, commentate, aiutatemi come sempre a darmi strategie alternative per poter vincere e battere gli avversari. Se avete fatto, iscrivetevi al canale così non vi perdete tutti i prossimi episodi di Clash Royale. Qui sotto come sempre trovate tutte le pagine dei miei social network, quindi passateci mi raccomando. Qui da Dungeonero83 è tutto e ciao gamers! I'm good, I'm good, I'm good.